guida come scaricare e installare le mod dei Sims 4, oppure chiamate anche CC. Ci sono alcuni siti molto importanti e in descrizione metterò il link dei più popolari. Su questo troviamo varie categorie suddivise per appunto queste mod, suddivise per categorie che possono essere vestiti, pavimenti, capelli, cose per la faccia, make-up, eccetera, eccetera. Troviamo sia per uomo che Per abbiamo donna. stabilito che oggetto vogliamo scaricare. In questo caso dei capelli, clicchiamo qua, ci porterà, caricherà, qui ci mostra, diciamo, i vari modelli, i vari colori che possiamo trovare. E basterà scaricarlo in questo modo, cliccando su download. Il nostro pack è un package. Ci chiederà dove scaricarlo, in quale cartella, e basterà fare poi A questo salva. punto ci Ci possiamo possiamo trovare o il file già così, in questa situazione qua, oppure un file zip o WinRAR da spacchettare. Basta aprirlo e poi fare il copia. Poi andiamo nel nostro documenti, nei nostri documenti, in Electronic Arts, in Sim 4, e andiamo a finire nella cartella Mods. Se non abbiamo questa cartella, possiamo crearla. E andiamo a inserire qua facendo incolla e mettendo il foglietto che abbiamo appena scaricato. Dobbiamo anche ricordarci di abilitare il materiale personalizzato. Per far comparire il CC nel gioco non basta solo inserire nella cartella mod, ma è anche necessario abilitarli. A questo scopo è sufficiente aprire il gioco, andare nelle opzioni di gioco e cliccare sulla sezione Altro. Mettere la spunta attiva il contenuto personalizzato alle mod. Quindi poi cliccate su Applica le modifiche.